Ma facciamo ancora una cosa, siamo in due. Mescola per cortesia. Mescola, e finiamo proprio qua. E mescola per cortesia. Come? In ipnosi stasera? Ah, sì, sì, sì. Quando sono ben mescolati, me lo dite. E procediamo. Questa è una, tu mi parlavi di roll prima, questa non dico che roll facesse, ma potrebbe essere come filosofia una cosa un po' rolliana, anche se il maestro roll faceva cose diverse. Quando avete visto che sono ben mescolate, date, no? Mi sembra un posto. Anche tu, ok? Perfetto. Con chi lo facciamo? Qui ci sono due mazzi. Ci sono due mazzi, lo faccio con te. Allora, prima ti faccio vedere come procediamo. Ah, fai con me alla fine? No, 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 vabbè, sono prudenti, mica sono così pazzi. Se sei l'ultimo, spero che finisca in gloria, se no dove vado prima? Ci sei? Ci sono. Sono due mazzi mescolati. Spingine uno, spingine uno verso di te. Questo, benissimo. Questo mazzo qua ha un ordine di carte, nel senso sono incastrate una dentro l'altra. L'hai mescolato tu, questo qui? Chi è che ha mescolato il rosso? Nessuno può sapere, come prima naturalmente, l'ordine delle carte di questo mazzo. Tu hai mescolato questo invece? Perfetto. Io vorrei che tu immaginassi di essere di fronte a uno specchio, come Alice, no? Tu sei destro o sei o mancino? Destra. Stupendo. Però se sei di fronte a uno specchio, se muovo la destra, tu muoverai la sinistra. Siamo d'accordo? Mm-hmm. Se io faccio così, tu fai? Se io faccio così? Va. Prendi lo specchio, taglia dove vuoi. Guarda questa carta solo tu. Ricordatele. Benissimo. Adesso, la carta che c'è qui, qualunque sia, se i mazzi sono, lo faccio per gli occhi, i mazzi sono compresi, se c'è qua dovrebbe esserci anche qua. Mm-hmm. La stessa carta che hai guardato, vorrei che tu la facessi sono in piena confusione. Questo è il mazzo che mi hai fatto tu? Sì. Questo è il mio. Sì. Tra poco ti darò queste carte, tu dovrai fare questo, non ancora, quando ti darò il mio, dovrai guardare la tua carta e quando la vedi la farai spuntare così. Ok. Ok? Se c'è. Se c'è. C'è? Ok. Io anche. Lasci dov'è e la fai solo spuntare. Se non c'è perché è incompleto e quindi infatti è casino. C'è, c'è. La tua c'è? Sì. La tua c'è? No, infatti sto guardando. Ecco, forse. Falla pure spongere così dal mazzo, appoggialo qui. Perfetto. Che carta, questa è la tua carta, che carta hai pensato? Ho pensato sì, quella che hai visto. Devo dirtela, sì, è questa. Di cuore. Quello che è sorprendente, vedi lo specchio cosa fa, io dall'altra parte non so cosa hai fatto, ma c'è una finita, vedi anche io. Perché c'è questa. Adesso vorrei che tu scegli su uno dei due mazzi, quello che vuoi tu. L'altro lo lasciamo, quello lì prendi. E io tengo di fronte a te così. Adesso taglia lasciando sul mazzo circa 10-12 carte, seguendo l'istinto più o meno. Ok. Conta quante sono. Così. No, 12. Siamo andati molto vicini, però c'è una differenza.
non abbiamo tagliato tutti a 12, no, né a 13, tu 12, però c'è già una grande affinità. A volte mi riesce ad averla totale e tagliare allo stesso punto, non importa. Quello che voglio fare è un'altra cosa. Indicami uno di questi mazzi. Di tutti e quattro? Sì, sì, quello che vuoi. E rovescia la prima carta di quel mazzo, qualunque mazzo sia. Ok. Sai quando si parla di demiurgo, adesso non voglio farla troppo lunga, o farla che crea. Indica un altro mazzo. Rovescia la carta. No, ho dato già il meglio, non credo di riuscire. Infatti no, il seme, sì, ma non è. Comunque vedi che queste apparenti. E fa un'altra cosa. Dove sono? Qui sono l'osso. Insomma, sento che con te posso essere ben in sintonia. Per questo ti dico. Perfetto. Quelle non le devo mischiare? Queste sono del. Ma il rosso mettiamolo lì allora. Qui c'è ancora una blu. Ok, lascialo pure di fronte a te. Adesso tu sei detto che sei destra, no? Taglia il mazzo, ma tenendo non tanto, meno di un terzo, cioè stai fino più o meno un terzo dal mazzo, lo tagli e lo gira a faccia in su appoggiando. Mi devo togliere meno di un terzo? Sì, aspetta, ti faccio vedere. Qui c'è tutto il mazzo, prendine un terzo, aspetta, guarda qui, mi hai fatto una domanda, io te la so. Sì, hai ragione. Meno della metà, così. E lo giri, ok? Vediamo se ho finita. In maniera, taglia senza voltare, taglia, piccola, ferma, nera, gira. Sì, benissimo. Adesso vorrei che tu tagliassi invece più in profondità, andando oltre la metà, aspetta, alzassi e girassi. Diciamo. Non lo so, qui che sono incerto sbaglierò, sento sul rosso, taglia dove vuoi, oltre la metà, no, sì, gira, cos'è? Rosso. Si può girare? Sì, sì. Però vedi, i colori sono uno o l'altro, quindi 50-50, però fatto su due volte in sequenza aumenta la possibilità di sbagliare. Adesso facciamo di più. Togli, adesso ti trovi con delle carte, tagliato tu dove volevi, tu togli tutte le carte a faccia in su, e lascia la prima carta faccia in alto, di maniera che io non possa vederla. Quelle faccia in alto le vedo, le altre no. Toglile e dimmi quando hai fatto. Fatto? Sì. Adesso, solo tu, sollevala leggermente, tieni in mano, guarda la prima carta del mazzo coperto. L'hai fatto? Sì. Che nessuno. L'hai in mente? Sì. Rimettila? Già messa. Appena mi giro, guardami negli occhi subito. Appena mi volto, se ti riguardi. No. Basta. Bravo. Invece se volete, visto che mi ha chiesto questo, parliamo di ipnosi. Sì, sì, sì. È chiaro che l'ipnosi non è un'illusione. È. Ma non è vera l'illusione. Quello che avete visto.